7, 14, 21, 28 è ora di scuola, puntini puntini. E la scuola in questione è la Gabelli, chiusa dopo il crollo dell'ormai lontano 2009. L'edificio che per 75 anni ha ospitato le scuole del centro farà da palcoscenico per 4 concerti serali, in programma appunto il 7, 14, 21 e 28 settembre. Obiettivo della manifestazione è riportare le scuole tra le priorità della città. La Gabelli rappresenta un'esperienza straordinaria che ha arricchito la città di Belluno e non solo, per tutta la sperimentazione didattica innovativa che è stata fatta a partire dagli anni 30 in cui è stata costruita. Due crolli nel 2007 e nel 2009, poi la chiusura e il trasferimento dei bambini nei container del Parco Bologna. Cancelli riaperti solo in situazioni straordinarie, come le manifestazioni promosse dal comitato o l'associazione per le Gabelli. Una struttura abbandonata in pieno centro a cui bisogna restituire vitalità. Cosa fare? Prima di tutto, riaprire il giardino, un vero e proprio orto botanico. La scuola, come tutte le scuole dovrebbero essere, deve essere viva. Una delle cose più belle di questi momenti è vedere le decine di bambini che poi affollano i giardini stessi, le aiole, i percorsi, giocare e rincorrersi. Poi c'è la questione palestra. Recuperare quel locale non avrebbe solo un significato simbolico, ma consentirebbe di avere nel capoluogo un altro spazio dedicato allo sport, così da poter alleggerire le altre strutture. Il comune si sta già muovendo in questo senso, assicura Biagio Giannone, vicepresidente dell'associazione e consigliere comunale di maggioranza. L'amministrazione comunale si sta già muovendo con l'assessore Salti per trovare la possibilità di recuperare la palestra, che è una risorsa importante non solo per la scuola Gabelli ma per tutta la città. Certo, i tempi sono difficili per le casse comunali, ma già si stanno prendendo contatti per trovare i fondi. Noi ci stiamo impegnando al massimo e stiamo intrattenendo appunto dei rapporti con Cari Verona per poter trovare questi fondi.